Ciao a tutti, eccoci con la seconda parte del video sul digiuno. Come avete visto dal video precedente, ho appena registrato i saluti del video della prima parte e adesso vi racconto un po'. Allora, intanto oggi è domenica 13 marzo. Purtroppo sono troppo scadente a fare queste cose, mi sono dimenticato di girare il video all'inizio del digiuno, che è cominciato lunedì 7 marzo, quindi il 6, domenica 6, ho finito le scorte di cibo che avevo, quindi non ho più niente. E quindi appunto lunedì ho cominciato il digiuno. Purtroppo ho dimenticato di pesarmi lunedì, quindi non ho un punto di partenza, però vabbè, comunque mi sono pesato oggi, quindi domenica, e oggi il peso è 72,5, quindi ho perso parecchi chili, quindi 4,5 kg può essere, dunque da 77. 76, 75, 74, 73, sì, 4,5 kg. Ho perso 4,5 kg in questa settimana, cioè dall'ultima volta che mi sono pesato, quindi dal peso che avevo indicato nel video precedente. Allora, devo dire una cosa che mi sono reso conto, di cui mi sono reso conto. Allora, questo digiuno lo sento molto di più, veramente molto di più che quello precedente, quindi intanto quello precedente è stato un po' di anni fa e in quel periodo non mangiavo così poco come mangio adesso normalmente, cioè adesso mangio meno normalmente. Come vi ho accennato nel video precedente, faccio la spesa con da 22 a 26 euro, più o meno 28, sempre, tutte le settimane, quindi quello che compro ovviamente in quantità limitata, insomma, faccio praticamente un solo pasto che si possa chiamare completo, ma che non lo è, al giorno. Quindi ho sottovalutato, credo, questa cosa qua, cioè stavo già mangiando un po' troppo poco per poi mettermi a fare un digiuno. Quello che mi è successo in questa settimana, devo dire, non è che mi piace molto, perché c'è una cosa che forse non ho specificato, adesso non mi ricordo, forse non ho specificato nel video precedente, è che l'ultima cosa che voglio è rovinare la mia salute, perché la mia salute è l'unica cosa buona che ho ultimamente, quindi a parte ovviamente la vista e i denti, però a parte quello, tutto il resto è sempre stato più che buono, cioè la salute. L'ultima cosa che voglio fare è rovinarmi la salute, quindi non so, sono un po' in dubbio nell'andare avanti con la dieta. Rispetto all'altra volta, mi sono sentito immediatamente, subito, molto affamato, anche perché
comunque anche quando mangio, diciamo, normalmente mi rimane sempre fame perché mangio poco. Quindi smettere di mangiare non è passato inosservato al mio corpo. L'altra volta invece, per 13 giorni, non ho mai avuto più di tanta fame, ok? Perché mangiavo di più, mangiavo in due pasti, pranzo e cena, magari non moltissimo, però due pasti sono meglio che uno, come ho fatto fino a poco fa, diciamo, fino a prima di cominciare questo esperimento. Quindi, un'altra cosa che mi è capitata più di una volta, mi sono sentito, soprattutto i primi giorni, cioè dal secondo e il terzo giorno, quindi il martedì e mercoledì, ogni tanto mi prendeva un indolenzimento generale del corpo, che è quello che io sento normalmente se ho qualche linea di febbre. Quindi questo per esempio mi ha preoccupato perché io difficilmente mi ammalo, cioè non mi ammalo mai, e sapendo che la febbre è un messaggio che il corpo dà, che c'è qualcosa che non va, mi sembra ovvio che il corpo si stia lamentando della dieta, del digiuno, no? Quindi, e questa è una delle cose che mi ha preoccupato. Poi però da giovedì in poi, fino ad oggi, non mi è più capitato. Però sono molto 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 debole e mi viene sonno spesso. Cos'altro? Insomma, sono in generale molto affaticato senza fare niente di particolare, ok? Per questo devo dire che non so se riuscirò nel mio intento, che è quello appunto, come ho detto nella prima parte, di fare il digiuno. Battendo il mio precedente record di 13 giorni, perché se già mi sento così adesso, non so quanto sia prudente andare avanti. Ci proverò perché comunque voglio provare, però devo stare attento, appunto, tengo la mia salute e quindi non voglio che mi si rovini per un gioco alla fine, perché è questo alla fine. Vero è che in effetti al momento non ho soldi per comprare cibo, però è vero anche che lo posso trovare. Lo sto rifiutando addirittura in questi momenti, perché vabbè, c'è una questione. Praticamente a una delle mie sorelle, quella che abita di fianco alla mia ex casa, qua dove sto registrando, portano del cibo. Lei ha degli amici che lavorano in una istituzione che fornisce cibo a persone che ne hanno bisogno, però gli avanza il cibo e quindi per non buttarlo via, un po' lo tengono questi volontari e un po' lo danno ad amici e lei è una di queste e a lei avanza anche a lei perché comunque gliene portano tanto. Lei ovviamente mancandomi cibo mi ha offerto di condividerlo con me proprio perché gli avanza. Io siccome invece voglio fare il digiuno gli ho detto no, guarda, non adesso, magari dopo. Per cui appena io deciderò che voglio smettere col digiuno, che sia perché sento che non va, oppure che sia che ho
ho passato i 13 giorni e quindi ho provato cosa vuol dire. Comunque il cibo lo posso trovare facilmente. Vedremo come andrà a finire. Una cosa che ho pensato è che in effetti questo esperimento mi è molto utile, è una cosa che non mi era venuta in mente prima, ci ho pensato questi giorni. Mi è molto utile perché fare qua questo esperimento vuol dire farlo in una condizione in cui se ancora non avrò soldi per acquistare cibo, ma voglio smettere il digiuno, appunto, mi dà la possibilità di trovarne. Ok? Se dovesse succedermi invece quando sarò in giro con il camper, sarà una situazione diversa perché non ne potrò trovare, non avrò parenti vicini che possano aiutarmi. Quindi sapere ora, come potrebbe essere fare una cosa del genere, cioè rimanere senza soldi e quindi dover digiunare un certo periodo, è più utile farlo qui. Quindi è un esperimento molto utile per me, per capire appunto anche il fatto di provare queste sensazioni, la febbre, l'indebolimento, eccetera, vorrebbe dire sapere già cosa mi aspetta se dovesse capitarmi quando sarò in giro, quindi è un esperimento effettivamente molto utile. Comunque, a parte questi discorsi, voglio concludere questo spezzone di video dicendo che ci proverò ancora. Allora, sono solo 7 giorni in cui da quando ho cominciato, quindi la dieta. Il digiuno quindi è cominciato appunto come ho detto lunedì, siamo a domenica. Voglio andare avanti ancora un po', vediamo, deciderò mano a mano perché effettivamente mi sento molto debilitato rispetto al normale. Io normalmente sono abbastanza, insomma, pieno di energia, non è il caso di adesso. Anzi, adesso per esempio spesso mi metto a fare qualche pisolo, qualche dormitina, no? Che normalmente quando, cioè prima di questo periodo, o non facevo, o se lo facevo dormivo magari un'oretta, poi mi svegliavo naturalmente. Stamattina, per esempio, ero particolarmente debole, mi sono messo un attimo a letto, mi sono svegliato 3 ore dopo. Quindi è ovvio che l'energia mi manca. Un corpo senza energia non risponde bene ad agenti esterni, per esempio, quindi in effetti sono un pochino preoccupato, non tanto, però un pochino preoccupato. Quindi sto molto attento a quello che mi succede, a quello che sento. Interromperò immediatamente il digiuno se sento qualcosa di un po' troppo fuori dal normale. Però vabbè, continuerò, vediamo fino a quando riesco ad andare avanti. Direi per questo spezzone è tutto, per voi ci vediamo tra poco, per me, ci sentiremo tra qualche giorno, non lo so, magari a metà settimana prossima, con magari aggiornamenti, mi peserò di nuovo e tutto il resto. Al prossimo spezzone. Ciao. Ciao, eccomi in un nuovo spezzone. Questo è un aggiornamento doppio di mercoledì 16 e di domenica 20. Oggi è domenica 20. Di nuovo
mercoledì mi sono dimenticato di fare il video, però mi sono ricordato di pesarmi. Comunque, per prima cosa volevo dire che nello spezzone precedente mi avete visto un po' giù di corda, diciamo. Quello spezzone è stato girato domenica mattina. Poche ore dopo ho trovato ho cercato e ho trovato i sintomi della disidratazione. Quando li ho trovati mi sono preoccupato molto di più di quello che si vede nel video, perché erano esattamente i sintomi che stavo sentendo. Approfondirò questa cosa, che è molto importante, ho scoperto grazie a questo esperimento che è molto importante, nel prossimo spezzone. Quindi in pratica, appunto, domenica pomeriggio, cercando in internet e trovando i sintomi della disidratazione, ho capito che quello che stavo soffrendo in termini di sintomi erano proprio dovuti a quello. E con la disidratazione non si scherza per niente, non solo perché è veloce, ma può essere mortale, quindi bisogna fare molta attenzione. Ovviamente immediatamente, già da domenica pomeriggio, quando ho scoperto questa cosa, ho cominciato a bere di più, e quindi già da domenica, appunto, lunedì, martedì e mercoledì ho bevuto una quantità di acqua 3 volte superiore, più o meno, a quella che prima bevevo. Poi, appunto, approfondirò questa cosa, perché credo sia importante un approfondimento sulla disidratazione, soprattutto per chi vive in camper. Comunque, l'ultima cosa che serve sapere è che mercoledì io mi sono pesato, mercoledì pomeriggio o sera, adesso non ricordo bene, e pesavo 71,5. E veniamo a domenica 20 marzo. Mi sono pesato di nuovo domenica 20 e il peso era 66,7, 66,8. Una cosa molto importante è che, avendo passato ormai una settimana bevendo di più, tutti i sintomi della disidratazione, cioè tutto quello che sentivo, è passato. Quindi adesso sto molto meglio. Non ho più l'affanno che avevo, che si vede anche nel video in alcuni momenti, mentre parlavo. Non ho più nessuno dei sintomi. Poi dei sintomi parlerò, appunto, quando approfondirò l'argomento. Proprio però da oggi, da domenica, forse anche ieri sabato, però non sono sicuro, comunque da oggi di sicuro comincio a sentire invece dei fastidi allo stomaco. Con fastidi intendo cose lievi, una specie di, non direi un crampi, ma una
come si potrebbe dire, un principio, ecco, di crampi allo stomaco, e in alcuni momenti, ma sempre lievemente, dei leggeri dolori, ma che durano pochissimo, pochi minuti, e poi passano, quindi niente di grave, penso, però comunque di sicuro un messaggio chiaro che manca cibo, ovviamente, e che il corpo se ne sta lamentando. Come ho detto fin dall'inizio, ho subito sentito fame perché già mangiavo poco prima, quindi questo mi dice che mi conferma quello che avevo accennato, che probabilmente questo non era il periodo più adatto per fare un digiuno, perché già avevo fame prima, e quindi la fame si sta facendo sentire, ok? La mia intenzione iniziale era di portare avanti il digiuno più di 13 giorni, essendo oggi domenica, siamo al 14° giorno, ma in realtà la mia volontà era quella di portarla a un po' più di 13-14 giorni. Volevo teoricamente arrivare fino a 20, non credo di poterlo fare, non penso sia prudente e sarebbe un rischio inutile, quindi credo che se non cambia niente, se le cose stanno come stanno adesso, vorrei terminare martedì 22, credo che sia martedì, sì, oggi è 20, 21, 22, sì, martedì 22 vorrei terminare il digiuno, portando i giorni a 16 in tutto, anche se, come dicevo, avrei voluto farne di più. Siccome appunto comincio a sentire ancora più la fame e comincio a sentire qualche fastidio allo stomaco, non voglio esagerare. Quindi, visto che ho deciso che martedì 22 sarà l'ultimo giorno di dieta, quindi ricomincerò a mangiare mercoledì, mi peserò di nuovo martedì sera, martedì pomeriggio sera. Farò quindi un nuovo spezzone, appunto registrato o martedì sera o mercoledì in giornata, in cui riporterò gli ultimi dati, compreso il peso e quello che sento. Ma questo sarà in uno spezzone, nella terza parte, insomma, in un terzo video. Voglio fare un terzo video perché ci tengo particolarmente ad approfondire la questione del digiuno, e quel discorso occuperà un po' di spazio, quindi preferisco interrompere questo video qui, fare l'ultimo aggiornamento nel prossimo spezzone e poi concludere il prossimo video con i ragionamenti su quanto ho imparato da questo esperimento, che è tantissimo, e il risultato finale, diciamo, no, della questione. Quindi per questo video è tutto, appuntamento alla terza parte sul digiuno, su questo esperimento. Ringrazio tutti delle visualizzazioni e degli eventuali commenti, e un saluto per ora, al prossimo spezzone. Ciao!